Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie la giornata mondiale dell'ambiente per visitare per la prima volta Expo Milano 2015. Il suo discorso parte dal tema nutrire il pianeta, sfida epocale per l'umanità, e richiama le responsabilità collettive di stati e istituzioni e individuali dei cittadini come consumatori consapevoli nella lotta alla fame per assicurare il diritto al cibo e all'acqua a tutti gli abitanti della Terra. Non è tollerabile che ogni anno più di 1 miliardo di tonnellate di cibo venga dispersa lungo la filiera alimentare. È possibile fare in modo che i prodotti invenduti in prossimità della scadenza vengano distribuiti tra chi ha bisogno, tra chi non ha reddito sufficiente. Lo spreco è un insulto alla società, al bene comune, all'economia del nostro come di ogni altro paese. Alcuni progetti di solidarietà stanno dando risultati positivi. Occorre estenderli, valutando come intervenire con strumenti legislativi di sostegno. Expo, dice Mattarella, è un'opportunità e una sfida per tutti, per il nostro paese anzitutto, che ha messo la propria ospitalità e capacità organizzative al servizio di un grande progetto. Il rimando è all'iniziativa bipartisan che portò all'assegnazione di Expo a Milano con Letizia Moratti, sindaco, e Romano Prodi, presidente del Consiglio. Dobbiamo recuperare appieno, pur nel confronto a volte acceso, il senso del bene comune. E dobbiamo sapere che esso si fonda sulla legalità, sulla trasparenza. Il contrasto alla corruzione deve essere severo, nel nome del diritto e della libertà che la corruzione sottrae a ciascuno di noi. Nella prima tappa di giornata il capo dello Stato ha firmato la Carta di Milano a Palazzo Italia, poi ha fatto una breve visita a Cascina Triulza, padiglione della società civile, e si è spostato sul Decumano per stringere la mano a Dante Ferretti, mettendo fine alle polemiche che hanno visto protagonista lo scenografo premio Oscar. Infine è andato al padiglione Zero, che ha definito stupendo. A Expo, ha detto prima di partire, si scrive una pagina di storia dell'umanità.